Salve a tutti i disonesti e disonesti, io sono Jason Rockius e bentornati al mio canale con una nuova recensione, anzi e unboxing. Oggi siamo qui davanti a un prodotto molto molto particolare, ovvero il Neuer Phantom Power Supply per microfoni e condensazioni. Allora, inizio a dire cos'è questa cosa qua. Questa qua è un alimentatore per a 48 volt per microfoni a condensazione. Allora, innanzitutto andiamo a parlare perché serve un'alimentazione ai microfoni a condensazione. Il microfono a condensazione, per funzionare al meglio, ok, ha bisogno di una alimentazione. Questa alimentazione qua fa sì che il vostro microfono possa andare al miglior, possa dare la sua migliore prestazione, ok? Possa eliminare il fruscio al 100%, possa amplificare il vostro suono e possa registrare i bassi anche da molto molto più lontano. Ecco perché i microfoni a condensazione sono molto più buoni di quanto pensiamo. Allora, quello che volevamo dire è che i microfoni a condensazione, io ho un microfono a condensazione un po' particolare. Diciamo che su Amazon tra i più venduti ci sono gli AOK e i Neuer, che sono della stessa marca, questa qua, e dopo ci sono gli AOK. Io ho voluto scegliere una marca diversa e ho scelto un Tonor, che è un microfono a condensazione molto, che è, diciamo che è un attack recensita anche a livello professionale in modo migliore rispetto all'AOK o la Neuer, e diciamo che mi sto trovando bene anche senza alimentazione, ma comunque mi mancava, quindi adesso andremo a vedere l'alimentazione. Ok, aprendo la scatola, vediamo comunque la scatola, parliamo di un'alimentazione che costa veramente poco alla fine, costa sui 20 euro su Amazon, un po' meno, un po' di più, dipende dopo dai colori. Io ho scelto colore basico nero, anche perché è molto molto carino. Diciamo che è arrivato integro dalle poste italiane, quindi questo è un miracolo, però però parlando di qualcos'altro, andiamo a aprire direttamente la nostra scatolina. Allora, ok, la prima cosa che troviamo ovviamente è un fogliettino della Neuer in cui c'è scritto: caro cliente, con la vostra presenza vogliamo ringraziare per l'acquisto, bla 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 bla, di fare qualche, come possiamo dire, dare una votazione su Amazon, firmato poi anche dal dirigente della Neuer, quindi però non ci interessa e lo lasciamo pure qui. Poi abbiamo un piccolo manuale per l'installazione, che dopo ci servirà per installare il nostro microfono, quindi lasciamo anche qua questo. Qui abbiamo veramente una nota molto importante che dice: ovviamente l'alimentatore Phantom può solo la tensione continua a 48 volt, ma al microfono condensazione, ma non serve a migliorare la qualità di suono del microfono o aumenta volumi. Quindi ecco perché ho scelto, ragazzi, una qualità migliore di microfoni, e ho scelto, come ripeto, ho scelto il Tonor, perché è una qualità veramente migliore rispetto all'OK e il Neuer, ed è recensito veramente veramente bene su Amazon e su altri siti. Quindi alla fine a me mi serviva solo l'alimentatore apposta per migliorare, al fine, per dare a far sì che questo microfono sfrutti la sua potenza al 100%. Ok, comunque torniamo a noi. Dentro la scatola abbiamo, grazie a questo kit, anche un cavo apposta per collegare dopo il microfono e la scatola, dopo il nostro alimentatore. Come vedete sono anche cavi di buona qualità, sono veramente di buona qualità, sempre marco Neuer. Fai conto che se pagate li pagate tipo 10 euro, ok? Quindi averli compresi a 20 euro con un kit tutto compreso è veramente un'ottima spesa. Ok, dopo cosa abbiamo? Qui abbiamo l'alimentatore, che porca miseria pesa un botto. Vediamo un attimo qui, tanto ci sbarziamo dalla scatoletta, togliamo tutto, eccolo qui, è un bel cazzafà, è bello grosso, ragazzi, con un attacchettino più lungo, un po' lungo, quindi ci perfetto, possiamo metterlo da qualsiasi parte che vogliamo. E ne abbiamo da noi, non c'è nient'altro, la scatola è vuota, ok, ci sbarazziamo della scatola. Abbiamo, aspetta, lasciamo qui il nostro bellissimo alimentatore, mettiamo qui il nostro, perfettamente il nostro coso qui, togliamo dalla scatola ed eccolo qui, il nostro alimentatore per il nostro microfono. Allora, come vedete,
E quello che non speravo, infatti, pensavo che fosse tutto plasticone, in realtà è acciaio, quindi anche di fibrazione molto resistente, quindi mi piace questa cosa qui. Come vediamo, dal lato frontale abbiamo il 12 volt per l'alimentazione, l'output radio che va collegata, quindi l'output va collegato al computer, l'input invece è quello del microfono che andremo a collegare, mentre sul retro avremo una lucetta del power e il classico on off del coso. Bene, praticamente montarlo è di una cazzafà assurda, perché basta prendere il nostro bellissimo microfono Tornor in questione e collegarlo in questo modo qui, in perfetto, vediamo se si è agganciato. Sì, perfetto, come vedete si è agganciato, e questa estremità qui la colleghiamo su la sull'input, dove c'è anche il pusher, quindi basterà solitamente fare questa cosa qui e in questo modo qua. Ma pushiamo per far sì che si disca meglio, questo rimane fermo. Adesso con l'altro cavo che ho già collego l'uscita e la porto praticamente al nostro, collegheremo la nostra uscita, lo collegheremo al nostro computer. Quello che consiglio sempre, se volete potenziare l'audio, oltre ad avere questa qua che è molto basilare ma che fa il suo lavoro per far funzionare questo qua, se volete potenziare il vostro audio vi servirà un potenziatore, una scheda audio esterna. A me l'avevano dato una scheda piccolissima, una chiavetta USB, ma adesso non sto neanche a staccare tutto perché sennò ci metto 8000 anni. Una piccola scheda audio che mi permette di aumentare il range del volume, aumentare la qualità audio, perché è un 7.1 surround, trasferisce la versione in cavi jack praticamente in USB, quindi ha una velocità di trasmissione molto più veloce, e di conseguenza abbiamo una qualità più pulita e migliore. Quindi ragazzi, piccole novità, se mi sentite un po' rauco è perché ho preso una brutta insolazione solare e quindi mi sono tutto seccato di gola, adesso sono un po' turbato, vado avanti da capirina. Quindi mi dispiace per questo che non sono usciti i video. Spero per domani di riuscire a far uscire questo video qui, quindi di giovedì mi sembra che uscirà questo video. Adesso mi trovo anche a lavoro e sono mezzo devastato di testa e di bocca anche. Novità, sicuramente ci sarà un nuovo unboxing sul canale a breve, e servirà per i nuovi unboxing e magari per i viaggi esterni, magari è qualcosa di particolare, ma non vi spoilerò niente, vi dico solo cam, ecco, vediamo se qualcuno ci si avvicina a cosa vuol dire. Quindi ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia servito, vi sia piaciuto, lasciate un like sul canale, iscrivetevi, visualizzate anche la The Podcast Crew. Iscrivetevi a tutti i miei social, Facebook, Instagram, Twitter, chi ne piace, chi ne ha di più ne metta, e noi ci vedremo a un prossimo video. Ciao ciao!